con l'inizio dell'autunno e quindi i primi freddi e poi anche in prossimità dell'inverno, una bella zuppa calda è proprio quello che ci vuole. Oggi la faremo con cavolfiore, carote, patate, dei fagioli borlotti e delle uova. Nel tegame ho messo olio extravergine d'oliva, aglio e un po' di cipolla. Aggiungo man mano carote, le patate e poi il cavolfiore bianco. Metto anche della bieta, la metto direttamente congelata, io già l'ho lessata e poi congelata e la conservo per vari piatti, varie ricette. Aggiungo anche l'acqua e un po' di passata di pomodoro. E in ultimo che vado ad aggiungere i fagioli borlotti. Io ho usato quelli in scatola che naturalmente ho avuto l'accortezza di sciacquare per bene. Chi mi segue ormai da tempo sa di questa mia fissa. Aggiungo il pesto genovese. E in ultimo vado a mettere anche gli spinaci, non perché li vado a mettere in ultimo, ma mi è venuta anche quest'idea di aggiungere gli spinaci, ho usato quelli congelati, altrimenti come avete visto per ultimo ho messo i fagioli poi. Quindi pian piano le verdure, quelle più dure, fino ad arrivare ai fagioli che in questo caso erano precotti, quelli in scatola. Quando alza il bollore mettiamo giù le uova. Ne ho messe due, uno a testa, anche perché questa era una cena e quindi non ho esagerato con le uova. Eccola qua, calda, fumante, invitante, leggera ma sostanziosa nello stesso tempo. La mia bella zuppetta con tutte queste belle verdure, ricca appunto di tutte le verdure che avevo a disposizione. Questa potrebbe essere benissimo anche una ricetta svuota frigo. Se hai apprezzato quest'idea, lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, allora ti invito subito ad iscriverti nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.